Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DJR99 e oggi proporrò la mia prediction sulla classifica di Serie A. Un qualcosa che già hanno fatto molti youtuber calcistici, un qualcosa che serve per esprimere la propria opinione, ma anche per divertimento, per andare poi a vedere a fine anno quante posizioni effettivamente abbiamo azzeccato, quanti strafalcioni diciamo abbiamo fatto e o se abbiamo addirittura azzeccato il vincitore dello scudetto, per esempio l'anno scorso. Azzeccarmi se Milan vincitore lo scudetto e il Milan vince lo scudetto. Quindi ragazzi, questa è la mia prediction di Serie A. Fatemi sapere a fine video se siete d'accordo. Diciamo che ho aspettato diciamo, l'inizio della Serie A non tanto per le partite, ma per diciamo, vedere l'evoluzione del mercato e ho aspettato fino all'ultimo. Adesso le mosse di mercato che mancano sono davvero poche. Le squadre ormai sono definite, per cui posso andare benissimo a fare la mia prediction. Cominciamo dal basso, la zona retrocessione è quella che mi ha messo più difficoltà, però io alla fine ho deciso che secondo me retrocederanno due delle tre neopromosse, Cremonese, Lecce ed Empoli. L'Empoli secondo me farà fatica a salvarsi, già da metà stagione l'anno scorso in realtà va molto male, fatica molto a segnare, a vincere e secondo me quest'anno può essere un Cagliari bis, cioè una squadra con anche buoni giocatori, ottimi giovani, che però fa fatica a segnare e a vincere. Per cui secondo me l'Empoli potrebbe faticare fino all'ultimo a raggiungere la salvezza e secondo me non la raggiungerà. Lecce e Cremonese perché diciamo sono. La Cremonese è poco attrezzata, diciamo. Potrà diciamo, farà parecchia fatica, secondo me. Nel raggiungere la salvezza, così come il Lecce, anche se il Lecce, secondo me, fra queste è quella che più probabilmente, cioè quella che ha più possibilità, ecco, di vincere, diciamo, vincere questa salvezza. Subito sopra le tre retrocesse ho messo al 17° posto Salernitana, 16° Spezia e 15° Monza. Spezia e Salernitana sono squadre che in genere si collocano sempre al di sopra della salvezza, almeno la Salernitana l'anno scorso e lo Spezia in questi ultimi 2 anni. Lo Spezia con Gotti secondo me potrebbe salvarsi non con tranquillità, ma comunque secondo me può salvarsi, può continuare a restare in Serie A, mentre la Salernitana anche con Nicola dall'inizio secondo me può fare abbastanza bene. Monza 15° non è partito malissimo, il Monza ha perso tutte le partite, però diciamo che come squadra, come giocatori, come organica è nettamente superiore a tutte le altre squadre che finora ho appena detto, tranne forse l'Empoli, quindi secondo me Monza 15°. Poi 14° Sampdoria, 13° Verona, 12° Udinese, 11° Bologna, 10° Sassuolo. Queste sono diciamo le squadre da medio-bassa classifica. Sampdoria medio-bassa classifica, Verona, Udinese, Bologna e Sassuolo da metà classifica. Secondo me il Sassuolo con Pinamonti e Alvarez può continuare a fare molti gol. L'Udinese è comunque una buona squadra, ha tenuto De Olofeo, ha tenuto Beto, c'è Udogie che pur essendo stato ceduto al Tottenham resterà ancora un anno nell'Udinese. Il Verona ha perso molti giocatori, però secondo me la Sanni e Henry possono fare bene quest'anno, quindi l'ho messo 13°. Non una stagione diciamo eccellente, però comunque penso che si possa salvare tranquillamente, che possa arrivare quasi a metà classifica. Nono posto Torino, una delle migliori non big, grande squadra del Torino, che diciamo pur faticando un po' a segnare pur non avendo un bomber, adesso che se n'è andato Belotti, secondo me può fare comunque un signor campionato. All'ottavo posto, quindi fuori dall'Europa, metto la Fiorentina, che secondo me nonostante la buona stagione che disputerà non raggiungerà la qualificazione in Europa per il secondo anno consecutivo. Al settimo posto, quindi il gradino più basso dell'Europa, nella Conference, metto la Lazio al di sotto dell'Atalanta perché secondo me la Lazio faticherà, diciamo, perché nonostante questo inizio molto buono, si sono viste delle lacune ancora in difesa, c'è da migliorare parecchio. Diciamo, Zaccagni e Felipe Anderson stanno avendo difficoltà nel mettersi in forma, Felipe Anderson al di là del gol contro Inter, però diciamo che per il momento gli esterni della Lazio non hanno brillato. Immobile a volte ha faticato contro il Bologna, non ha giocato una grande partita pur avendo segnato. Contro il Torino è stato lasciato completamente solo, insomma. Pur avendo tenuto comunque Luis Alberto, Milinkovic e Immobile, secondo me la Lazio settimo posto
difficilmente penso che potrà andare in Europa League, però se la lotta con l'Atalanta. Al sesto posto l'Atalanta, al quinto posto la Roma, quindi Roma e Atalanta in Europa League. Roma, secondo me, che ha fatto degli ottimi acquisti, ma che secondo me è leggermente sopravvalutata, perché comunque gli attaccanti devono trovare maggiore concretezza. Sì, hanno sprecato molte occasioni in queste prime giornate. Contro la Juve, la Roma è stata veramente molto fortunata a pareggiare, perché la Juve ha veramente dominato, almeno nel primo tempo. L'Atalanta quest'anno ha più alternative, ha preso Lookman, ha preso Holund, che è un giovane 2003 di cui si parla un gran bene, quindi l'Atalanta ha preso nuovi giocatori, ha preso anche Ederson della Salernitana, talento brillante, quindi secondo me ragazzi l'Atalanta farà meglio dell'anno scorso, anche perché l'Atalanta l'anno scorso ha giocato in gran parte della stagione senza il suo bomber, senza Zapata, e sappiamo quanto possa essere difficile giocare tutta la stagione senza un attaccante come Zapata che ti possa dare rifornimenti e che ti possa far salire la squadra, quindi secondo me l'Atalanta può fare meglio dell'anno scorso. Posti Champions, nel gradino più basso della Champions ho schierato la Juventus. Di squadra, di giocatori, di individualità, secondo me anche meglio del Milan e forse del Napoli. Però ragazzi, io lo metto al quarto posto e non più in alto, perché ha un allenatore, secondo me, che non è buono, semplicemente. Perché la Juve gioca male, la Juve potrebbe fare molto di più, ma ha un allenatore che ha un gioco pessimo e che non valorizza affatto i suoi giocatori. Quindi per Allegri io lo metto quarto. Avesse un allenatore come, che ne so, italiano, scudetto a occhi chiusi. Terzo posto, Napoli, che secondo me quest'anno è stato molto sottovalutato. Nelle ultime settimane di mercato ha chiuso colpi molto importanti come Simeone, Raspadori, Dembélé. Poi ha preso anche Kimpembe, Kvaratskhelia, tutti ottimi giocatori. E potrebbe arrivare anche Keylor Navas. Quindi, secondo me, se il Napoli riuscisse a concludere la trattativa per il portiere, potrebbe fare un terzo posto o comunque una qualificazione in Champions. Al secondo posto il Milan e scudetto all'Inter. Perché Milan secondo e perché Inter primo? Inter primo ho messo perché comunque pur essendo sfumati dei colpi di mercato come Dybala, Bremer e Akanji, comunque l'Inter ha preso Mkhitaryan, che non parte come titolare ma come alternanze può giocare molto bene. Lukaku che pur non essendo secondo me un fuoriclasse, e comunque non merita alcuni, non è all'altezza di alcuni palcoscenici, secondo me, ragazzi, è un giocatore che può garantire tanti gol e soprattutto può valorizzare l'altro bomber dell'Inter, Lautaro. Il terzo motivo è che l'Inter ha un girone di Champions difficilissimo con Bayern e Barcellona, quindi secondo me, ragazzi, daranno più peso al campionato, anche se, è probabile appunto che l'Inter vada in Europa League. E se va in Europa League potrebbe andare avanti e chissà, perché no, vincerla. Quindi potrebbe togliere energia al campionato, anche se secondo me l'Inter ha un organico all'altezza per vincere lo scudetto e secondo me lo vincerà. Milan secondo, anche il Milan gran calciomercato, ha preso un grande talento come Decketelere, ha preso Origi, mancava un po' un'alternativa a Giroud e Ibra che ormai sono vecchi e non possono giocare tutte le partite. Origi e Decketelere sono due grandi colpi. Così come Adli, insomma, dovrebbe venire anche un difensore centrocampista, adesso non mi ricordo i nomi. Poi è arrivato Popega, quindi un'altra alternativa a Tonali e Bennacer. Quindi, secondo me, ragazzi, Milan secondo, Inter primo. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, qual è, secondo voi, come finirà la classifica? Siete d'accordo o avreste cambiato qualcosa? Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video.